Prego, signor Marchese. Ministerio. Comandi, signor Marchese. Come va oggi il pappo? Un pochino meglio, signor Marchese. L'affanno, figliolo, il mal di testa mi assillano. Bene, vuol dire che va veramente meglio, babbo. Ieri avevate il mal di schiena, oggi no. Il medico non fa che raccomandarmi medicine tanto costose e noi... Supereremo questo brutto momento, babbo. Il gioco. Ma non il gioco, ma no. Noi marchesi di Fontana Scura, dei Cavi di Morla, giammai ci piegheremo alla sventura. Ho ricevuto adesso una telefonata del nostro amministratore. Sì. Il castello si vende. Oh. Comprendi, babbo? Finalmente. Chi lo comprerebbe, signore? Ma è un ricco miliardario irlandese. Sì, è $1,000,000. Comprendi, babbo? Sì, figliolo. Finalmente potrò avere i miei ben figli. Il compratore però pone una condizione, che nel castello vi siano i soliti fantasmi. Beh, stranezze di irlandesi. Mi pare che di fantasmi ve ne ancora qualcuno. Ve ne, ve ne? Sì, signore, vi è rimasto il monaco eretico. Ah. E l'ha decapitato. Ma è da un po' di tempo che non li sento più, signore. Ci sono, ci sono. E ad ogni tocco di mezzanotte. Chi sarà a quest'ora? Già. Farà il nuovo cameriere mandato dall'agenzia di collocamento. Accompagna il babbo nella sua stanza. Spoglialo, mettigli la camicia da notte e infilalo nel letto. Poro babbo, poro babbo. Poro babbo. Bene, pace, pace, bene a tutto quanto, a chi mi vuole bene e a chi mi vuole male. A tutto quanto. Ricca Poveretta! Non gridate, cristiano. Siete cristiano? Io sì, sono cristiano, per carità. Lei chi è? Non lo so. Dove sta? Lei chi è? Che ne so io, lei chi è? Dove sta? Lei persona, lei. Ah, ieie. 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 Ieie, ieie. Ieie. Ieie, io sì, ieie. Siete cinese, buon uomo. Come? Siete cinese? No, no, per carità, no, no. No, no, che cinese? Ho detto ieie, ieie. Ah, io. Perché, come ho detto? Ieie. Appunto, ieie. Ieie. Chi vi manda, l'agenzia? Mi manda l'agenzia di collocamento. Come? Di collocamento. Non lo so dire, ditelo lei, ecco. Ma se non so che cosa volete dire? Allora andiamo, letto, lasciamo stare, non se ne parla più. Come ti chiami? Io mi chiamo Pappagone. Se mi fate il piacere, mi date anche l'anticipo. Quanto? Un anticipo? 16.000 lire, se me ne... mi servono. Ma se non so ancora se sarete assunto o no. No, io sono Gaetano. Sì. Ecco. Va bene, ma non so se sarete assunto o no. No, ve lo dico bene, io sono Gaetano, non sono assunta. Se sarete preso al servizio in questa casa. Io sono marchese. Ah, ecco, sì, beh. Sono il marchese di Fontana Scura, il primogenito. Mi chiamo Goffredo. Vogliamo accendere la stufa? Che cosa? Avete detto che avete freddo. Chi l'ha detto? Avete detto freddo. Ma no, mi chiamo Goffredo. Ah. È nome battesimale. Ah, ho capito, ho capito. Voi quando siete nato? Io, giù di lì, proprio giù di lì, mi pare, verso la prima metà del Settecento. Ma no! No, della seconda metà. Ma no, ma... Della terza? Ma no, ma non... E quale metà? Ma non dite sciocchezze, sarà il Novecento. Facciamo così. Dite delle fandonie. Io sì. Ma almeno dove siete nato? In campagna. Nei prati, nei campi, tra l'erba. No, no, io sono nato, mi hanno trovato sotto il cavolo, lo sapete, no? No. Ma sarete nato vicino a un centro, a un paesino. Un paesino, una bella città, vicino a Caserta. Ah, Caserta. Io sì. Allora conoscete le vanvitelliane cascate? Come no? Io una volta ho preso una cascata che mi sono...
Mi sono rotto il rendo. Il rento? Il rendo, questa. Il dente! Mamma mia, che paura. Il rendo, il dente. Il dente. Il dente. Dente con la D. Dente con la D. Com'è il vostro cognome? Io, il mio cognome si chiama Pappagone. Vabbè, ma c'è anche a chi piace. C'avete un documento che attesti, che affermi, che sancisca, che asserisca, che stabilisca, che definisca. Riverisco perché non ho capito un fischio. Ma no, ma venite qui. No, e non ho capito. Ma dove andate? Ma c'avete una carta, un certificato? Come no? Questo ci mancava, io ce l'ho. Tengo la carta di Dindirindà. Dindirindà? Dindirindà. Che cos'è la carta di Dindirindà? Come, non conoscete la carta di Dindirindà? Dindirindà. Non la tenete lei? Ma che cos'è? Dovete tenere la carta di Dindirindà. Dindirindà non capisco. Come? Dove sta scritto come ti chiama? Dove sei stato in galera, carcerato, hai fatto la cattivazione? La carta di Dindirindà. Carta di identità. Ah, e come ho detto? Dindirindà. Appunto, la carta di Dindirindà. Fatemela vedere. Ecco qua. Ecco qua cosa? Uè, ma non capisce mai nessuno, sa. Ecco qua, come per dire... Eccola. Ah, eccola qua. Eccola qua. Ecco, benissimo. Questa è la vostra carta. No, sì, questo sono io, questo qui. Io. Che vedete, me lo sono fatta da viva la fotografia, eh? Ma certo che... No, per far vedere che io non imbroglio, che non sono morto, io sono da vivo qui. Ma via. C'è il sorriso, vedete? Ma certo, si vede che voi siete vivo. Il sorriso, certo. Ben pettinato. Beh, questa carta non vale. E perché? Perché cosa? Perché non vale questo po'? Perché cosa vuol dire? Perché vuol dire... Come? Perché questo? Perché avete fatto quell'altro? Ma perché non me ne è andato? Ma perché ho fatto questo? Ecco. Ah, perché? E che ho detto? Perché? Appunto, perché? Ma comunque questa carta non vale, è perché è scaduta, non c'è la data, ecco. No, io ce l'ho data adesso. Sì, ma non c'è la data. No, io ce l'ho data, proprio di questo momento. Sì, voi gliel'avrete data, ma non hanno messo la data, è chiaro. Allora che... Comunque, vediamo un pochino adesso che cosa sapete fare, perché tu non sai parlare bene, sai. No, tu non conosci le lingue. No, io mi conosco la lingua di maiale, di manzo. Ma no. Conosco la lingua di pecorella. Ma no. Conosco la lingua di pappagallo, è difficile a trovarla. Ma no, ma dove sei stato a servizio, con chi? Da chi? Perché? Io sono stato al servizio del commendatore Pupini di Filippo. E perché piangi? E piange perché ci siamo lasciate. Ah sì? Sì, ci siamo separate proprio. Proprio legalmente, basta, è finito, ci siamo separati, non vogliamo sapere più niente. Ma come legalmente? Perché è stato cattivo con me, insomma, ma l'ho licenziata. Ecco, questa è la cosa. Una brava persona. Lo so. Beh, comunque, vediamo un po' che cosa sai fare. Vediamo le tue attitudini per assumere questo posto. Vediamo. Io sì. Dunque, adesso stai bene attento, è vero? Perché tu devi fare pressapoco così. Vegente. Ah, e fatela entrare, dove sta? Ma no, vegente, dico vegente, c'è gente qui, ecco. Ah, ho capito. Attende. Sì. De, annunciami, va! Vabbè. E dove sta? Che cosa? Il commissariato. Per che cosa il commissariato? Ma che avete fatto? Avete rubato, no? Ma no, ma cosa di? Ha capito! Voi non siete marcheso! Fontanascura! E allora perché devo andare al commissariato? Ma chi ve l'ha detto di andare al commissariato? Voi avete detto denunciami. Ma no, annunciami! Avevo capito, denuncia! Ma no. Comunque stai attento, perché presso poco io, se fossi te, farei così. Sì. Dunque, boom, 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 questo si sa che cos'è, vero? Arriva il marchese Goffredo di Fontanascura di Cava di Morla! Boom, 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 questo si sa che cos'è. Sappiamo quello che è. Allora, ripeti un po'. Dunque, lo devo dire adesso? Certo. Dunque, ecco qua. Ecco qua. No, un momento, ma fatemi ricordare. Sì. Il marchese. Prima. Bum bum. Prima. Pom pom. Prima. Pom pom. Prima, il marchese Bobo. Bombo. Questo sappiamo che è. Ma cosa questo? Fa? E che cos'è questo? Non lo so, che è questo? Ma il bastone! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Arriva! Ma no!
No, il bastone, cosa il fa? Il bastone! Arriva il bastone! Il Fontana Scura? Senza bastone! Arriva il marchese con il marchese sta arrivando con la Fontana Scura! La Fontana Scura di Cava di Morra! Di Cava di Morra! Della Cava di Morta! No! Cava di Morra! Il marchese ho letto, signore! Oh, il misterio, quest'uomo mi fa impazzire! Insomma, guarda, cerca di esaminarlo tu. Tu sai chi è costui? No! È il maggiordomo. Ah, vabbè. Chi è? Il maggiordomo. Ma no, maggiordomo. Ma cosa maggiordomo? Bene. Silenzio. Oh, mamma mia. Zitti. Che? Zitti. Mamma mia. L'orologio suona. E me? Il misterio. Ah, per fortuna si risentono. Sentirene. Sento il tintinnio delle catene. Mamma mia, che? I lamenti! I lamenti! Mugolì! Abbiamo ospiti! Ma che siamo al Pandeon? Mi raccomando, nessuno scongiuro! Gli scongiuri potrebbero fugarli per sempre e io perderei $1,000,000! No, per carità! Venite! Eccoli, arrivano! Arrivano chi? Benvenuto, padre! Buonasera, padre! Ho freddo! Ho tanto freddo! Mi ha accendendo la stufa! Zitto! È il monaco eretico! Tu, marchese, e tu, maggiordomo, sparite! Sì, padre! Ma scusate, padre, ma lei chi siete? Sono il monaco eretico! Sono un fantasma! Fantasma! Ho freddo! Tanto freddo! Accendo il fuoco! No! Mamma mia! Mamma mia, come puzza di zolfo! Non ti muovere! No. Io ti conosco! Tu sei quel fesso di Pappagone! No! Resta fermo! Mi fermo! Sono la decapitata! Mamma mia, la decapitata! Mi trovi bella? Sì. Vuoi vedere la mia testa? Questa. Eccola! Baciala! No, baciala! Passatemi il commendatore di Scala Reale, commendatore di Filippo. Ah, siete lei, commendatore? Commendatore, io voglio tornare da lei. Ah sì, no, perché quella c'è la capa di morte, quella col bastone che... Sì, poi è venuta la decapitana. No, e se non mi state a sentire, poi è venuto il monaco. Ma io l'ho fatto, me ne ero andato per farmi sparambiare il mensile, dato che ne avanzava tanto. Ma non si può fare un piacere a nessuno.